Questa se l'è studiata, non è venuta normale. Quindi, no, però mi è stato sempre breve, toccherò tre punti. Uno sulla discussione, intanto, io credo che questo sia il primo vero coordinamento nazionale, siamo 45-50 di, insomma, Fabrizio forse c'ha esattamente i dati, insomma dovrebbero essere circa 15-20 di sedi, quindi veramente un vero coordinamento nazionale. Ci fa grossa come organizzazione, cioè ci fa vedere che siamo un'organizzazione sparsa in tutta Italia, perché partiamo da Brindisi, arriviamo a Venezia, arriviamo a Milano, purtroppo ancora non abbiamo Torino, no, cioè, non c'è, però e quindi diciamo vengono dalla Sardegna, quindi no, finalmente abbiamo oggi ci siamo incontrati in tanti che forse non ci conoscevamo, ed è stata un'occasione eccezionale, e quindi secondo me, insomma, ce ne dobbiamo in qualche modo rallegrare. E anche il dibattito che c'è stato secondo me è stato interessante. A un certo punto mi è sembrato che si ponesse in qualche modo in contrapposizione gli sfratti con le case popolari, come se le due cose non fossero invece unite. E allora io dico, basta prendere la bozza di proposta di legge, che tra l'altro è all'ordine del giorno del coordinamento nazionale, quello del lancio della proposta di legge, poi non abbiamo approfondito sul come andare a fare questa proposta, quindi. Ma se noi la leggiamo, qui ci stanno le copie, vediamo che noi siamo da anni, diciamo che le due cose vanno insieme. Cioè il blocco degli sfratti non è finalizzato soltanto a dire che i cattivi padroni che pigliano troppo li dobbiamo bloccare, ma noi diciamo che ci deve essere un intervento dello Stato, tanto è vero appunto che l'articolo 1 della nostra proposta di legge parla sì del blocco degli sfratti, ma l'articolo 3 immediatamente successivo parla del rilancio dell'edilizia pubblica. A un certo punto pensavamo addirittura di fare, mi sembrava che avessimo detto di fare il contrario, e cioè articolo 1 è il piano decennale, ecco, quindi appunto mi ricordavo bene, al contrario addirittura, cioè articolo 1 piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica, articolo 2 passaggio da casa a casa e blocco degli sfratti. Vabbè, adesso so qual è il 2, 3, questo è quello che dice fare a chi, cioè eliminazione del libero mercato e dopodiché, esatto, aspetta, certo, quindi non c'è contraddizione per noi, non c'è contraddizione nel senso che noi nel rilanciare l'edilizia residenziale pubblica diciamo, poiché tu Stato non sta intervenendo, l'unica cosa che puoi fare è non rendere la vita impossibile a quei cittadini che non hanno la risposta del diritto alla casa. Questo è quindi il collegamento non sfratto con l'edilizia residenziale pubblica, noi ce l'abbiamo sempre avuto chiaro e nella proposta di legge è evidente, forse non ce l'hanno avuto chiaro altri. E anche qui abbiamo sedi che lavorano un po' e un po', sedi che lavorano sull'ERP, sedi che lavorano più sul privato. Siamo un sindacato che ha in mente a 360 gradi il problema. E c'è appunto qualcuno che ha detto che non abbiamo detto che siamo per l'abolizione del libero mercato. Anche qui invito a leggere appunto l'articolo 4 della nostra proposta di legge, in cui si dice che, come era stato detto dall'intervento, perché ne avevamo discusso in segreteria, cioè la proposta di legge non è che sono due persone che si sono messe qui, è un anno di incontri di segreteria nazionale che hanno portato alla stesura della, quindi con l'intervento di tutti, uno dei punti fondamentali discussi in segreteria è proprio quello di ancorare il canone alla rendita catastale e quindi di dire che il proprietario non può chiedere più, noi abbiamo listato 4, può essere 3,5, può essere 4,5, ma l'obiettivo è quello di dire
eliminazione del libero mercato e riproposizione di un'indicazione rispetto al valore dell'immobile dato dalla categoria dalla rendita catastale al massimo del canone pagato, poi con agevolazioni fiscali successive eventualmente nel caso in cui si chiede il canone minore. Io credo che in questo coordinamento nazionale noi dobbiamo, non ne abbiamo discusso troppo, però stava qui, far nostra e lanciare questa proposta di legge di iniziativa popolare, almeno come conoscenza di tutti quanti i politici cosiddetti che stanno anche nelle nostre zone, in maniera tale che arrivi in Parlamento. Ci siamo chiesti se anche fare le firme per le leggi di iniziativa popolare. Su questo molto probabilmente c'è troppe firme che si danno, quindi è meglio lavorare più sull'aspetto propagandistico che non sull'aspetto del prendere soltanto le firme, però dobbiamo lanciare questo perché questo è il nostro programma che dice chiaramente che cosa sia. Un secondo punto voglio toccare invece quello interno, appunto ho detto questo è un coordinamento nazionale che ci dà la forza, ci fa vedere la forza del nostro sindacato. La segreteria, io non lo dico molto apertamente, a volte mi è sembrato un piccolo coordinamento nazionale. La segreteria così come è formata oggi stenta a essere una segreteria agile e quindi ripropone un po' quello che invece giustamente è il coordinamento nazionale, l'esperienza di tutte quante le sedi. Come ha ricordato Massimo, in congresso noi abbiamo chiesto anche una modifica della tipologia di struttura proprio dell'Unione Inquilini, dando maggiore forza al coordinamento nazionale e quindi a queste riunioni e rendendo più snello la segreteria. Io credo che in questo anno che passa da qua al prossimo congresso sia bene che tutte quante le sedi pensino anche a questo, cioè anche all'organizzazione interna, perché questo tipo di riunioni secondo me sono fondamentali per conoscersi bene, però ci vuole una segreteria snella, una segreteria formata da relativamente poche persone che sia poi effettivamente quella che dà le idee, lancia le idee con forza per poter poi far lavorare tutte quante le sedi periferiche. Quindi chiedo che si lanci anche una campagna in vista del prossimo congresso sulla tipologia, sulla modalità di struttura dell'Unione Inquilini. L'ultimo punto, come tesoriere nazionale, devo un po' piangere anch'io perché naturalmente questo è il... Siamo in rosso. Non siamo in rosso perché negli anni passati abbiamo fatto un'oculata gestione e perché c'erano anche delle sedi che davano contributi. Quest'anno, come previsto dal deliberato del congresso della segreteria, abbiamo dato molti contributi per l'apertura e per il funzionamento delle sedi. Su 15.000 euro di spese totali, 8.000 euro sono appunto di contributi alle sedi, quindi praticamente quasi tutto. Però io chiedo alle sedi più forti, che così tanto sono in sala e sanno quali sono, di dare i contributi che servono al nazionale per lanciare le sedi più piccole, le sedi che hanno avuto i contributi di essere essere pronti nei prossimi anni a ridare i contributi che gli sono stati dati. Soltanto così possiamo allargare
la nostra forza, allargare la presenza in tutte quante le sedi. Noi come nazionale continueremo a dare i contributi, però chiediamo alle sedi di moltiplicare ogni 100 euro dati fra 2 anni, tra 3 anni devono diventare 200-300 euro che vengono dati al nazionale. Questo è l'obiettivo. Che mondo vivo? In quello in cui se la gente riceve da presto prezzi usurati. Le case popolari a Milano hanno 52 milioni di morosità, quel pezzo di morosità dell'Unione di Milano sono 20.000 euro. Sì, sì, però diciamo è possibile anche il contributo che noi diamo non è come è scritto anche nelle nostre regole. È per il primo anno, per i primi 2 anni, dopo la sede deve necessariamente andare da sola, non possiamo continuare a dare contributi. Però è importante, l'abbiamo aperto, in alcuni casi la sede ha funzionato bene, in altri stenta, però questo è diciamo, il bilancio, io l'ho messo a disposizione di tutti. Quasi tutte quante le sedi hanno dato il bilancio finalmente del 2011, quasi tutte, sto aspettando ancora di alcune bilancio del 2012, anche questo è un modo di fare sindacato, trasparenza, con i soldi non abbiamo nessun contributo statale, viviamo soltanto con i nostri comandi. Però qui appunto, come giustamente ci diceva Walter, dobbiamo fare la riflessione, la facciamo da troppo tempo la riflessione, adesso dobbiamo veramente partire per fare anche quella onlus di appoggio del sindacato per avere invece appunto per fornire quei servizi che ci potrebbero dare anche un maggiore introito come servizi che diamo. Noi troppo spesso diamo buoni, ottimi servizi, sicuramente noi siamo il sindacato che dà i migliori servizi, però poi non riusciamo ad avere, perché come sindacato naturalmente viene considerato un diritto, giustamente, insomma, quello del servizio. Invece qualche cosina di più, questo lo possiamo fare soltanto con questa questo soggetto che è parallelo all'inquilino, l'inquilino rimane, deve rimanere sindacato a questo soggetto parallelo, e su questo appunto, dovremmo, e faccio diciamo mea culpa in prima persona, nel senso che avevamo un progetto e lo dobbiamo assolutamente portare avanti. Sì, come ho, però rimane il sindacato, rimane sindacato, si forma un'associazione onlus per eventualmente prendere l'istituzione nazionale. Sì, certo. Mi conta 5 per 1000.